Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per venerdì 9 dicembre 2022 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Gelido e nevoso sull'Europa centro-settentrionale per una depressione incastonata tra l'anticiclone groenlandese e l'anticiclone russo-siberiano. Maltempo nel Mediterraneo per flusso basso zonale. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. Molto freddo e perturbato sull'Europa centro-settentrionale ad opera di una depressione gelida tra Regno Unito e Scandinavia, abbracciata ad alte latitudini dal mix dell'anticiclone groenlandese e dell'anticiclone russo-siberiano. Attese precipitazioni nevose anche in località insolite di Gran Bretagna e Francia settentrionale. Più a sud, severo maltempo per un flusso basso zonale in azione sul Mediterraneo con una successione di depressioni. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 9 dicembre 2022. Nord. Maltempo su tutte le zone con precipitazioni abbondanti e diffuse. Allerta idrogeologico. Al mattino nevicate fino in pianura sul Piemonte a causa della presenza del cuscinetto freddo padano. Dal pomeriggio schiarite ad iniziare da ovest. Centro. Forte maltempo lungo la fascia tirrenica con piogge abbondanti e temporali. Attenzione, localmente la fenomenologia risulterà di notevole intensità con accumuli di oltre i 100 mm in poco tempo. Fenomeni più deboli e sparsi sulle regioni adriatiche. Sud e isole. Nuvolosità irregolare con addensamenti più compatti in area peninsulare e sull'ovest della Sardegna, accompagnati da rovesci sparsi, in attenuazione serale. Asciutto sulla Sicilia con spazio per delle locali schiarite. Temperature massime nel complesso stazionarie salvo dei lievi aumenti lungo i litorali. Minime in aumento su tutte le zone a causa della copertura nuvolosa e del mite libeccio. Valori bassi al nord-ovest per la presenza del cuscinetto freddo padano. Ventilazione tra moderata e forte dai quadranti sud-occidentali, tendente dalla sera ad attenuarsi parzialmente. Mari nel complesso molto mossi, in particolare sui settori tirrenici. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Una nuova depressione interesserà la penisola da sabato coinvolgendo direttamente il centro ed il sud. Su queste zone si avranno piogge intense in forma diffusa ed anche dei temporali con grandinate. Più ad i margini il nord con solo dei rovesci sulla bassa Emilia. Altro veloce impulso perturbato domenica che richiamerà aria fredda sia dal Rodano che dalla Bora, portando neve a bassa quota sull'Emilia ed anche al centro-nord. Schiarite a sera. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.